Buonasera a tutti, oggi parleremo dell'ultimo libro scritto da Andrea Scanzi, Sfascistoni, manuale di resistenza a tutte le destre. Chiaramente ne parleremo con l'autore Andrea Scanzi, che è presente e che ringrazio per aver accettato il mio invito, e ne parleremo anche con il senatore Carmine Mancuso e con il professore Piero Di Giovanni. Allora, buonasera a tutti, grazie a tutti. E allora, un libro veramente particolare che ha scatenato già diverse reazioni, devo dire alcune negative, molte positive. Sono state minacciate anche delle querele, perché ritenuto diffamatorio, offensivo da parte di qualcuno. Io veramente lo trovo abbastanza interessante perché Andrea Scanzi riporta dei fatti realmente accaduti, parla di personaggi reali, nulla è stato tirato fuori da un suo cappello magico, dalla sua fantasia. Devo dire di più, questo libro mi ha fatto veramente riflettere, quindi voglio ringraziare Andrea proprio per questo motivo, perché molte volte uno non si sofferma su alcuni personaggi o su alcuni fatti, passa avanti perché la vita è frenetica, però ogni tanto è bene anche riflettere, fermarsi, al di là di quelle che sono le convinzioni politiche, che possono essere diverse da quelle mie, da quelle di Andrea, come anche da quelle del professore Di Giovanni o di Carmine Mancuso. Devo dire che questo incontro me l'ha sollecitato per la verità Carmine Mancuso, però poi gli chiederemo per quale motivo ha voluto questo incontro. Io sono felicissimo. Andrea, è inutile presentarti, sarebbe veramente assurdo dire chi sei, sei famosissimo, ne siamo lieti. E allora, perché questo libro? Intanto grazie della presentazione, grazie di avermi chiamato. Perché questo libro? Perché frequentando molto la televisione, facendo molto teatro e andando in giro dalla mattina alla sera in tutta Italia, avverto negli ultimi mesi e anni una brutta sensazione, quella secondo la quale l'antifascismo sia diventato per molti una sorta di reazione obsoleta, di atteggiamento ideologico irrilevante o non indispensabile. E allora, dopo aver scritto dei libri politici, di satira, forse più divertenti, più comici rispetto a questo, libri di successo, ho avvertito in questo caso l'urgenza di scrivere un libro che fosse da una parte un catalogo di tutto quello che la politica non deve essere. E allora ho messo in fila una sessantina, settantina di esempi di politici, secondo me, non straordinari, per usare un eufemismo, persone che fanno il saluto romano, persone che fanno battutacce antisemite, persone che ironizzano quando muore qualche avversario di sinistra, tutto ciò che per me non deve essere la politica. E dall'altra parte ho cercato di fare un esercizio di memoria. Noi siamo un paese straordinario, l'Italia è un paese straordinario, ma è un paese che ha pochissima memoria storica. E secondo me invece è bene ricordarsi che siamo una repubblica anzitutto poggiante sull'antifascismo. Poi se questo per qualcuno è essere antistorici, essere anacronistici, essere troppo ideologici, mi vanto di essere troppo ideologico, Dico, la tu penso inizi in come maniera, però inizi in maniera forte, addirittura tu dici c'è mancata Norimberga, quindi un'affermazione fortissima. è forte, ma la rivendico, non nel senso che ci è mancata la condanna a morte dei vari gerarchi fascisti, cosa che è successa per quanto riguarda Norimberga. Ci è mancata Norimberga nel senso di ci è mancata la consapevolezza di quello che è stato il ventennio fascista, ci è mancato un repulisti nella politica, nell'amministrazione, nella burocrazia, nella giustizia, e troppi casi ci sono stati di ex fascisti che il 25 aprile del 45 magicamente sono diventati o comunisti o antifascisti, e poi i risultati si sono visti. Dubito che ci possa essere un nuovo nazismo in Germania, anzi ne sono certo che non capiterà mai. Sono convinto altresì che non ci sarà mai un nuovo fascismo in Italia, ma che ci siano dei rigurgiti fascisti, quello sì. E questo anche perché ci è mancata la memoria storica. In quel senso ci è mancata Norimberga. E allora, siccome abbiamo qui due illustri personaggi, due amici, sia il senatore Mancuso che il professor Giovanni, chi meglio di loro può dare un contributo a questo tuo lavoro? E allora, Carmine, intanto perché hai voluto che ci collegassimo con grande piacere, ho detto, con Andrea Scanzi? Al di là della retorica e delle piaggerie, ho grande stima per Andrea Scanzi. Ho letto sempre tutto quello che lui pubblica, seguo molto con molto interesse le sue trasmissioni e ritengo di essere un suo amico e ho ritenuto, insomma, che Andrea ha delle grandi colpe. La prima perché scrive molto bene, la seconda perché è un giornalista libero, è un libero pensatore e la terza è perché dice delle verità così profonde che poi, insomma, lo ritengono colpevole di essere diffamatore.
Ma Andrea non è un diffamatore, Andrea è semplicemente uno che grida la verità in faccia a chi eventualmente insomma, va gridata. E quindi ecco perché insomma, mi è sembrato opportuno, mi è sembrato necessario e ho ritenuto insomma, doveroso dover invitare tramite te e con lo spazio che tu ci dedichi, invitare Andrea per farlo meglio insomma, discutere, parlare, divulgare questa sua opera. Io ho letto questo libro appena l'ho visto in libreria, l'ho comprato, ho letto con tutto d'un fiato perché si legge in una maniera veramente molto agevole. Poi, come scrive Andrea, è talmente, ripeto, bravo, scorrevole, insomma, è talmente affascinante che quando finisce ti lascia con la mare in bocca, dici, vabbè, allora si fa, fini qui, insomma, la cosa deve continuare. Quindi io spero tanto che Andrea faccia un seguito. Cosa c'è da dire? Cos'è questo libro? Questo libro è una galleria, l'ho detto già Andrea, è una galleria di personaggi improbabili, personaggi grotteschi, perché francamente sembrano dei saltimbanchi, così come lui li raffigura e li descrive. Il problema è che sono personaggi esistenti, personaggi veri, personaggi che dominano la politica a vari livelli istituzionali, come consigliere comunale, come alla regione, al Parlamento italiano e addirittura al Parlamento europeo, che dominano il nostro modo di vivere, la nostra vita sociale, e dominano diciamo, danno le indicazioni insomma, a quelle che sono le attività umane che noi svolgiamo, essendo questi personaggi purtroppo, ripeto, rappresentanti di un potere politico che è quello che dà l'indirizzo al paese. E allora qual è l'amara considerazione? Che Andrea ha scritto delle sacrosante verità, le ha messe in maniera talmente chiara ed evidente da dimostrare quali sono le colpe di questi soggetti, ma ne ha messo anche in mostra insomma, l'ignoranza, l'incapacità, la grande inconcludenza e quello che è il rischio che il popolo italiano insomma, attraversa qualora insomma, continuasse ancora a fidarsi di questi personaggi. Allora, professore Di Giovanni, cosa possiamo dire in merito? Sì. Allora, intanto possiamo dire che io ho trovato il libro a Varese la settimana scorsa, quando mi sono recato presso l'Università dell'Insubria per un convegno della storia, sulla storia. E immediatamente, sfogliando il libro, ho avuto una sensazione fortissima, perché dal punto di vista dello stile, Scanzi sicuramente ha consapevolezza di come ha inteso scrivere questo suo libro, mi ha fatto pensare agli aforismi di Nietzsche, pensieri rapidi, immediati, evidentemente qui siamo in presenza di pensieri rapidi da parte del giornalista che è impegnato politicamente o esprime un suo pensiero politico come giusto che sia. E nel leggendo il libro a partire da Varese e poi anche a Milano e ieri a Palermo, ho trovato un nome che non riesco più a trovare, quello di Sgarbi. È menzionato una sola volta insieme ad altri personaggi, però a pagina 1, e mi rivolgo direttamente a Scanzi, l'aforisma è intitolato La memoria. Leggo, e quindi con le parole di Scanzi pongo una domanda: se questo paese avesse anche solo una minima memoria storica, la destra avrebbe percentuali degne di Ferrara, Paragone e Adinolfi, il niente o quasi. Per cui i cosiddetti sfascisti, ho piacere di sentire il parere di Scanzi su questo dettaglio, non sarebbero solo Giorgia Meloni e Matteo Salvini. In questo paese ne abbiamo tanti di sfascisti e tra questi sfascisti abbiamo Paragone menzionato a pagina 101. Ora, è possibile parlare anche di degrado della politica italiana in questi ultimi anni? Per cui noi non abbiamo soltanto i cosiddetti sfascisti che Scanzi distingue dai fascisti del periodo storico. È possibile che questi personaggi siano allineati in una fase storica in cui assistiamo al degrado della società civile e quindi della politica? Allora il problema non sono soltanto Salvini e Meloni, il problema è centrale. Viviamo in una fase di crisi in cui emergono personaggi di un certo tipo. Allora facciamo rispondere Andrea.
Sono totalmente d'accordo. Intanto ringrazio Carmine Mancuso per la bellissima presentazione, per l'affetto che mi ha riservato sia oggi sia in altri contesti più privati, in alcune telefonate che mi tengo strette nel cuore. Il professore ha analizzato benissimo il senso del libro e sono contento che abbia sottolineato questo aspetto. Io ho scritto dei libri che erano tutti su Salvini in passato e forse un giorno scriverò un libro tutto su Giorgia Meloni. Questo non è un libro su Salvini, non è un libro sulla Meloni, è un libro anche sulla Meloni e su Salvini, che peraltro non ritengo minimamente essere fascisti. Nel libro dico un'altra cosa che il professore ben sa, e cioè che purtroppo dentro la Lega e Fratelli d'Italia ci sono degli esponenti che non hanno nessun interesse a recidere il cordone ombelicale con il fascismo. La Lega non è fascista, però dentro ha qualche fascista. Fratelli d'Italia non è fascista, ma dentro ha qualche fascista, e alcuni di loro ci hanno avuto anche in passato, o forse anche nel presente, un certo peso. Però è giusto quello che asserisce il professore citando Paragone, citando Sgarbi. Perché il libro si intitola Sfascistoni e non Fascistoni o Fascisti? Perché io in questa accezione ho voluto inglobare, inserire non solo quelli che si rimandano e si riferiscono a Mussolini, al Ventennio o peggio ancora a Hitler e al nazifascismo, ma anche a coloro che sfasciano la cosa pubblica, che sfasciano la politica, che sfasciano la morale. Poi questo sfascio può essere fisico, oggettivo, e infatti nel libro una delle persone che c'è in copertina è Giuliano Castellino, cioè un dichiarato fascista che ha sfasciato un mese e mezzo fa, due mesi fa, la sede CGIL di Roma. Però ci sono anche delle persone che sfasciano le ideologie, che sfasciano la democrazia, che sfasciano il decoro minimo, che sfasciano il buonsenso e la morale. Gli esempi, prima si citava Paragone, io trovo che in questa fase storica certi Novax, certi personaggi che figurano anche in televisione, che addirittura cavalcano la paura delle persone normali, siano persone pericolose, siano persone in qualche modo associabili allo sfascistismo, all'essere sfascistoni. Quindi sì, credo che questo sia anche un libro dedicato al degrado della politica e purtroppo in alcuni casi anche del giornalismo, perché Paragone è stato giornalista, Feltri, che è nel libro, è stato ed è ancora un giornalista, peraltro dotato di una grande penna, vuole essere una critica non solo alla politica, ma un degrado che io avverto nel giornalismo, nel Parlamento, in televisione e in tanti altri settori. Poi lo sfascistismo può essere ironico, può essere debole, può essere per certi versi caricaturale e non grave, o può essere molto preoccupante. E nel libro diciamo che si va da personaggi che ci fanno addirittura sorridere, da quanto sono ridicoli o buffi per quanto negativi, a personaggi che fanno molta paura. È una galassia molto ampia quella degli sfascistoni. Senti Andrea, secondo me tu hai individuato la formula giusta, perché non ti mancherà del materiale per scrivere altri libri. Hai già pensato a un nuovo impegno letterario sempre su questo, su questo stile, diciamo? Ma guarda, è vero che non mi mancano gli argomenti e la materia prima, però è anche vero che bisogna stare attenti a scrivere troppo, perché io dal Cazzaro Verde, che è uscito a fine 2019, fino a questo libro, ho scritto una media di un libro ogni 6 mesi, politico, e quindi non voglio neanche saturare il mercato o annoiare il lettore. Questo è un libro che secondo me c'era bisogno di scriverlo, c'era un'urgenza di scriverlo e di eternare un certo momento storico. Ma secondo storico. Me questo, per lo stile che adoperi, non annoia il lettore, proprio per questo te l'ho chiesto. Spero di no, e di solito me lo dite e me lo dicono che non sono libri che annoiano. Diciamo che non ne voglio scrivere troppi, tutti i libri che ho scritto li ho scritti per urgenza. Se fra 6 mesi avrò un'urgenza di scrivere uno sfascistoni, lo farò, uno sfascistoni 2, lo farò. Al momento so già che l'anno prossimo farò dei libri che non saranno politici, perché uscirà una collana di libri musicali dedicati a grandi personaggi che ho amato molto, quindi diciamo che saranno libri che scriverò più col cuore, perché racconterò Battiato, racconterò Gabriel, racconterò De André, che sono un altro mio grande amore, quello nei confronti della musica. Però per risponderti, è verosimile che fra 4, 5, 6 mesi, se capiterà qualcosa di grosso, scriverò anche un libro politico. Magari esaurita l'elezione del Capo dello Stato, ci ritroveremo qua a marzo-aprile e commenteremo il libro politico, non lo escludo. Andrea, hai pensato di scrivere Scomunistoni? Me l'hanno chiesto, me l'hanno scritto, quelli di destra mi rimproverano perché fanno esattamente questo riferimento. Sì, lo potrei fare, credo che avrei meno materiale, o meglio, credo che potrei scrivere un libro molto critico nei confronti della sinistra, perché spesso alcuni politici di sinistra hanno tradito gli ideali di sinistra, sono stati troppo deboli nei confronti di Berlusconi, hanno fatto poca opposizione, però dubito onestamente che troverei 70-80 casi di personaggi che rimpiangono Lenin, che rimpiangono Stalin,
che rimpiangono Ho Chi Minh o che rimpiangono Pol Pot. Faccio onestamente fatica. Magari troverei negli scomunistoni 70 politici deboli, e allora potrei fare un libro ironico, e li ho già fatti, su Renzi. Potrei fare un capitolo critico nei confronti di Violante, e tanti altri nomi potrei fare. Però addirittura scomunistoni, nell'accezione di persone che rimpiangono l'Unione Sovietica, non credo che ce ne siano tanti. Nei confronti della sinistra sei già critico, perché difatti poi alla fine nel manuale di resistenza tu dici alcune cose importanti che riguardano la sinistra. Esattamente, sì, la parte finale è proprio la parte più costruttiva, cioè dopo avere distrutto, tra virgolette, la destra peggiore, e non dico tutta la destra, dico la destra peggiore, a quel punto dico come facciamo a sconfiggerla, e lì sono costretto a fare delle critiche anche attorno a quel campo che è più vicino a me, quello che Bersani chiama campo progressista. Tra gli ultimi libri che ho scritto ne ho scritti due che sono dedicati a un ex leader del Partito Democratico, cioè Matteo Renzi. Posso essere tacciabile di tante cose, però dire che non ho mai criticato la sinistra, o non ho mai criticato il Movimento 5 Stelle, o non ho mai criticato il centro-sinistra, mi sembra faticoso. Si può dire che io vengo dal mondo della sinistra, non l'ho mai nascosto, non è una grande scoperta, cioè non neanche Bocca ha mai scoperto come la pensasse, neanche Pasolini, neanche Biagi, neanche Montanelli, e ho citato i più bravi, quindi io arrivo molto ultimo, ma neanche ultimo, dopo ancora. Però ecco, io rivendico come la penso, mi permetto di dire che la destra oggi sta molto peggio della sinistra, che pure non sta messa benissimo. Il professor Di Giovanni voleva fare un'altra domanda. Vorrei richiamarmi ad un'altra pagina del libro, la pagina 45, che mi ha fatto sorridere. Ero ancora a Varese. Questo aforisma ha come titolo Rick e Gian. A metà della pagina si legge: pensate a Gallera, credo che sia l'ex assessore regionale della Lombardia, vero? Esattamente. Uno dei più grandi comici involontari degli ultimi 178 anni. Rick e Gianni in confronto erano maestri di ermetismo minimalista. E c'è una satira molto pungente che condivido. Ma ho questa curiosità, spero che Andrea Scanzi riesca a sciogliermi questo dubbio. Ma come hanno fatto a scegliere due candidati come Michetti e Bernardo, a sindaco di Roma e a sindaco di Milano? Ci vuole molto coraggio proprio a scegliere personaggi di questa levatura. Mi fermo qui, ecco, perché tra poco votiamo a Palermo e il pericolo è che noi ci ritroviamo un Michetti o un Bernardo, da qualunque parte. Intanto abbiamo anche Davide Faraone candidato a Palermo. Ma Michetti e Bernardo, secondo lei, come spuntano fuori? Già citato Davide Faraone, che diciamo non è esattamente l'espressione migliore del centro-sinistra, ammesso che sia centro-sinistra. Allora, io faccio fatica a risponderle, professore, e quando siamo andati a votare nel settembre-ottobre scorso alle amministrative a Roma e Milano, se lei mi ha visto, ha avuto la sventura di vedermi in televisione qualche volta, io ho sempre detto esattamente la stessa cosa che ha ripetuto lei adesso, cioè come ha fatto la Meloni a scegliere Michetti, o Michetti chi come veniva chiamato, e come ha fatto Salvini a scegliere Bernardo. Sono stati candidati folli, sono stati candidati scelti per perdere, perché era evidente che non avrebbero avuto chance, e questo secondo me significa intanto che c'è una classe dirigente molto bassa, non così bassa come Michetti e Bernardo, ma diciamo che non si può scegliere esattamente tra Churchill e Adenauer, perché manca sia l'uno che l'altro. Però secondo me sono due casi diversi. Nel caso di Bernardo è stato un suicidio politico di Salvini e dei salviniani all'interno di una battaglia che era data per persa, perché tutti sapevano che Sala avrebbe stravinto. E quindi secondo me lì è stato scelto alla fine, non dico il primo che ha accettato in mancanza di altri, però è stato scelto uno che tanto si sapeva sarebbe stato in qualche modo battuto a prescindere. Nel caso di Michetti c'è un aggravante che a me non dispiace, perché io se avessi abitato a Roma avrei sicuramente votato tutto tranne che il centrodestra, però il centrodestra aveva delle grandi chance a Roma. A Roma poteva vincere come centrodestra. Se si fosse candidata la Meloni probabilmente avrebbe vinto, o comunque avrebbe avuto più possibilità di Michetti. A Roma c'era un certo, non dico disgusto, ma una certa delusione nei confronti del Movimento 5 Stelle. Il candidato del centro-sinistra, a differenza di Sala a Milano, era molto debole, o comunque non era trascinante, perché Gualtieri non è che fosse proprio un trascinatore delle masse. Quindi, sa, professore, lì non lo so cosa è successo. O la Meloni ha sbagliato,
e ha sbagliato in maniera clamorosa, candidando un personaggio che nel giro di 2 o 3 mesi ha inanellato gaffe su gaffe, aveva paura di farsi vedere nei confronti elettorali, non sapeva stare in televisione, le sbagliava tutte, non si capisce perché sia stato scelto, piaceva ai tassisti di Roma, ma mi sembra un po' poco, e quindi è stato un errore della Meloni, oppure è stata una tattica perché si ritiene nel centrodestra che a Roma chiunque governi fallisca, e quindi la gatta da pelare la lasciamo al centrosinistra. Onestamente io tengo a pensare e tengo a preferire la prima opzione, cioè credo che sia stato un errore politico della Meloni, perché non ci credo neanche se lo vedo che la Meloni abbia deliberatamente perso a Roma. Ha fatto un errore grave, era convinta che Michetti fosse un personaggio popolare, è stato un personaggio francamente da un punto di vista politico caricaturato. Carmine. Sei rimasto in silenzio ad ascoltare. Allora, sono rimasto in silenzio ad ascoltare, perché ascoltare Andrea è, secondo me, insomma, una lezione di storia, ma anche di politica e di vita corrente. Il professor Giovanni lo insegna. Lo conosciamo, insomma, le sue eccellenti doti, tranne quelle informatiche, e quindi ci giriamo alla sua. Dico, io ti interrompo un attimo per dire che non siamo dei nostalgici nel momento in cui facciamo queste affermazioni o queste domande come le ha fatte il professore Di Giovanni, perché io condivido quello che lui dice. Non siamo dei nostalgici, anche se abbiamo un'età un pochettino avanzata. Siamo molto reali e osservatori della realtà che ci sta circondando, che viviamo. Come ha detto Andrea, siamo di cultura e di provenienza dalla sinistra. Io rivendico il nome Lenin di mio padre. Mio padre nacque nel 22, nacque un mese dopo la marcia su Roma. Mio nonno lo volle chiamare Lenin per avversione al fascismo, e non nascondendo dietro il dito, cioè chiamando Lenin il figlio, nel momento in cui era già avvenuta la marcia su Roma, significava che si beccò 7 anni di confino tra Ustica, Pantelleria, insomma si fece il giro delle isole. E tornò dopo che la guerra era finita. Quindi nessuno ci può accusare o tacciare di essere nostalgici. E vorrei pure ribadire che il libro non è soltanto quel libro di Andrea, non è soltanto il libro che ha un valore divulgativo immediato, è anche un grande interesse storico. Nella prefazione mi ha molto colpito il riferimento a Norimberga, ne abbiamo già accennato. Norimberga non fu il processo, sì, che disimplice a dei gerarchi nazisti, non tutti per la verità, ma soltanto alcuni, quelli più importanti, forse quelli più feroci, perché poi Norimberga si divise in tante altre sezioni, furono fatti altri processi. Ma Norimberga significava la messa in chiaro, la messa in piazza a erga omnes a tutti i crimini del nazifascismo, e quindi a tutti i crimini di quello che era un regime e quello che era un sistema dittatoriale che soffocò la libertà per tanti anni in Europa, che scatenò una guerra mondiale, che procurò milioni di morti e che addirittura creò le camere a gas, creò i campi di sterminio. Quindi Norimberga è questo significato, che purtroppo molti giovani ancora non conoscono. Ecco, lo stesso riferimento a Norimberga a molti sfugge dei ragazzi moderni. E quindi Andrea, il fatto che l'abbia messo in prefazione, che abbia citato questo interesse, insomma, di carattere storico verso questa città che fu la sede di questo processo, sta a significare che chi legge il libro, chi lo compra e ha magari 20-30 anni, non è, insomma, una persona che ha un grande ricordo della storia, oppure che non ha fatto grandi studi, può capire bene quale sia il pericolo che si annida in quello che è l'allarme che Andrea lancia. Cioè, significa, noi non siamo un paese di fascisti o di nostalgici, ma ci sono dei rigurgiti che sono molto pericolosi, che si annidano in queste frange di protesta alla Paragone o di personaggi simili, che danno luogo, insomma, a pensare che la democrazia non è messa in pericolo, ma può avere, insomma, può avere dei lati molto negativi. E quando sempre riguarda Norimberga, io credo che anche gli stessi tedeschi che abitavano nei pressi di Norimberga dicevano, per nascondersi dietro il dito, sì, noi sentivamo l'odore acre di qualcosa che si bruciava, ma non pensavamo mai che ci fossero dei campi di sterminio. Invece no, loro lo sapevano, perché era evidente cosa accadeva lì dentro. E quindi anche noi non dobbiamo nasconderci. Quando ci sono questi rigurgiti, noi dobbiamo essere molto attenti, e mi auguro che Andrea ne scriva ancora di questi libri, affinché mai e poi mai si possa cadere in una trappola, in un tranello tale per cui alcune minoranze possono essere portatrici di cultura che ormai appartiene al passato, ma che bisogna condannare e eliminare del tutto. Ad Andrea volevo chiedere semplicemente, lui ha scritto dei libri, tra questi ha scritto Renzusconi, Salvi Maio,
Ora c'è sfascistone, quindi lui adopera dei neologismi, ne abbiamo parlato prima che iniziasse il collegamento. Dico, in genere significa parola nuova, locuzione nuova, però neologismi è anche una parola usata, adoperata in psichiatria e dice delle cose ben precise. Ecco, quanto ha fatto riferimento alla seconda, diciamo, definizione di neologismo Andrea? Beh, sì, se ti riferisci comunque a una componente, diciamo così, di deviazione mentale o di problemi psichiatrici, è chiaro che alcuni personaggi del libro un po' ce l'hanno, però sai, io utilizzo il neologismo per un altro motivo, che è quello di insistere sull'elemento grottesco di ciò che io racconto, dell'elemento satirico. Spesso questi libri diventano spettacoli teatrali, spesso questi libri diventano anche interventi che io faccio a teatro, monologhi, e nel monologo teatrale devi cercare di unire, di dosare l'elemento didattico, l'elemento divulgativo, l'elemento storico con l'elemento satirico. A me è sempre piaciuto, ho sempre cercato di fare divulgazione divertendo, non annoiando. E quindi quando crei il neologismo, quando fai la battuta, ma dentro la battuta porti un messaggio, arriva, viene recepito quello che io voglio dire. Mi capitava sempre con Renzo Sconi, mi è successo con Salvi Maio, mi è successo con il Cazzaro Verde, quindi c'è un po' tutto questo, c'è la paura e lo sconcerto perché certi personaggi sono veramente inquietanti, però c'è soprattutto il, non dico ridiamoci su perché c'è poco da ridere, ma l'elemento della satira che mi aiuta un po' a colpire il bersaglio, un po' a edulcorare la pillola e a fare meno male allo spettatore che altrimenti tenderebbe proprio a piangere dall'inizio alla fine del libro e dello spettacolo, e poi a unire questo elemento del riso all'elemento della comunicazione. Io alla satira credo molto, poi sai, c'è la satira geniale, mitica, dei Dario Fo, eccetera, eccetera, e c'è la satira più piccola che è mia, però a me piace, ecco, la satira è sicuramente una parola che secondo me racconta bene quello che cerco di fare nei libri a teatro. Spero che ci darei la possibilità di ricollegarci, magari per parlare di musica stavolta, però dico, sarebbe molto interessante. Quindi ti ringraziamo, ringrazio anche gli altri, sia Carmine che il professore Di Giovanni. Spero a presto. Buona serata a tutti.